Oggi vi presento il cubo. Cubo regalo della Tomoko Fuse. Particolare, sono 6 moduli. Molto particolare, carino, che si apre e si mette dentro il regalino. Lo dedico a tutti, augurando buone feste, buon Natale, tra poco. In particolare glielo dedico a Yes Luken, il mio amico Jerry, che so che mi guarda con tanta tanta simpatia, grazie. E al canale di Piace che piace, cuciniamo, assaggiamo di Nunzio, che mi guarda sempre tutti i miei video. Grazie veramente di cuore a tutti e due. E ve lo dedico in special modo a voi due, per fare il regalino di Natale. Aprite e dentro mettete il regalino. Ok, come dicevo, della Tomoko Fuse sono 6 unità. Così. Questo è un modulo. Ok, incominciamo. Adesso il mio è un foglio da 18x18, si può fare con una misura che volete. Pieghiamo a metà, così. Apriamo e pieghiamo su se stesso, così sul centro della piega foglio che abbiamo appena fatto. Così. È molto semplice e carino da fare. Ora giriamo sotto sopra il nostro foglio così. Andiamo a piegare ancora il foglio al centro, cioè così, pieghiamo su se stesso il foglio, intendo dire. Così. Apriamo di nuovo il nostro foglio così e pieghiamo i due lati sotto e sopra al centro del nostro foglio. La nostra piega foglio così, così, così. Marchiamo bene il tutto. Ora giriamo il nostro foglio sotto sopra così e qua abbiamo il centro del nostro foglio, giusto? Dobbiamo sollevare il foglio sotto, tirare fuori, diciamo, l'aletta e andarlo a piegare così, sul centro, così. Ruotiamo, uguale, idem, stessa cosa. Così, così. Dopodiché tiriamo su 1, 2, 3, 4, diciamo, orecchiette in tutti e quattro. Così, semplicissimo ma molto d'effetto, che si varia con tantissimi colori. Ed è fatto questo uno. Logicamente ce ne vogliono altri 5, che in totale sono 6 unità. Così. Adesso vi faccio vedere come si assembla. Questo è un'unità, ce ne vogliono altri 5, totale 6. Ok. Vediamo se riesco ancora a senza la colla, perché adesso, come dico sempre, una volta che si fa e si toglie, la carta perde un po', diventa più molle e più difficoltoso. Allora, così. Quindi non confondiamoci, così. Sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità. Prendiamo il nostro così. Dello stesso così, questo sta nel centro per farci capire. Così si inserisce, così giriamo, questo va qua, così, così ci siamo. Poi si aggiusta bene dopo. Adesso è un po' tutto pericolante, si sa. Altri due colori opposti, cioè diversi, potete farlo anche con lo stesso colore come volete. Uno va di qua e l'altro dall'altra parte. Un attimino che inseriamo questo così, pericolante, eh? Così, ecco. Poi dopo va. E quest'altro uguale, idem. Così. E inseriamo questo, diciamo, nella tasca, così, e queste
nelle sue tasche anche queste, così. Così si gira. Ah, qui c'è un'altra tasca che me la sono persa, o forse si è sfilata. Adesso così, ok, questo qua, tasca, spero che si riesca a vedere, si alza, tasca, si alza, si inserisce nella sua tasca di qua, e anche qua, l'ultima tasca, se non sbaglio, adesso controlliamo, così, ecco fatto. E poi si sistema bene, come vedete non c'è stato bisogno di colla, perché tanti modulari non serve la colla. In tanti sì, logicamente se si fa un cubo da 12 o kusudama da 30 eccetera eccetera, allora per forza se no scappa. Ecco qua, cubo regalo della Tomoko Fuse. E appunto, perché cubo regalo? Perché appunto si apre e ci mettete il regalo e poi lo richiudete. Doppio regalo, così, in origami, e dentro ci mettete il regalo che volete. È molto carino, si può fare con tanti colori, io ho fatto con tre diversi colori, si può fare anche con tinta unita, però si vede meno, diciamo, scusate, il disegno tipo fiocco, vedete com'è? Poi anche, no? Così, oppure così. Ok, alla prossima con altri cubi e altre piccole cose per il Natale. Ciao!